È stato un grande piacere per me scrivere la prefazione a questo libro 0100 ed oltre, curato dai dottori Squicciarini, Troiano, Petrolini e Cadeddu, perché è un argomento cruciale per la qualità, oltre che naturalmente per la quantità di vita a tutte le età. Questo lavoro era cominciato con 04, un libro che affrontava e cercava di prevenire e di risolvere il soffocamento nei bambini in appunto età da 0 a 4 anni. Ma oggi questo 0100 è un titolo ovviamente ottimistico che sottolinea l'aspettativa di vita che il nostro paese ha tra le più alte, ma anche i rischi che possono insorgere andando avanti con l'età per una serie di motivi: indebolimento delle proprie strutture, problemi neurologici, problemi proprio legati all'invecchiamento, e quindi il rischio che il soffocamento può in qualche modo generare una brusca interruzione della vita, e che naturalmente può e deve essere prevenuta. Innanzitutto con l'elemento importante della consapevolezza, cioè c'è bisogno che questo argomento sia compreso, sia capita la possibilità di fare e la possibilità di prevenire, e che naturalmente questo deve essere basato sulla consapevolezza che è un evento che purtroppo appunto si può verificare e sul quale possiamo fare tanto, ma anche sul concetto di rete, lavorare insieme in maniera multidisciplinare, in maniera interistituzionale, cioè tutti coloro che hanno un ruolo nella società, anche semplicemente quello di essere cittadini, devono in qualche modo sentirsi consapevoli e responsabili e protagonisti della possibilità di fare. È una guida pensata quindi per tutti, per i genitori, per le scuole, per le comunità, per gli operatori delle residenze sanitarie assistenziali, per gli addetti al primo soccorso, per le famiglie con in casa un bambino o un anziano con disabilità. È un testo unico nel suo genere e che soprattutto verrà distribuito gratuitamente. Questo, voglio dire, a sottolineare veramente il grande lavoro fatto da questi autori, che da tanti anni, in particolar modo il dottor Squicciarini, sta portando avanti, direi, in tutta Italia, in tutte le circostanze, e ho avuto il piacere di fare questo tipo di collaborazione anche all'Istituto Superiore di Sanità. Insomma, è importante agire, è importante prevenire, è importante promuovere la salute, è importante farlo a tutte le età, e con questo libro si è sicuramente in grado di farlo. Quindi buona lettura e buon lavoro a tutti.